No, c'è da valutare alcune cose, perché Floriano si è allenato poco in settimana, quindi è da valutare. Pozzebong ha avuto un problema alla caviglia, quindi probabilmente non è tra i convocati, quindi c'è da valutare qualcosina, vediamo, però insomma non ci sono problemi. Si è fatto male ieri, si è chiuso l'allenamento, si è fatto male alla caviglia. Una distorsione, una piccola distorsione. Secondo me è un passaggio dove ci fa vedere se siamo maturi oppure ancora dobbiamo crescere. La crescita è indubbio che ancora si deve fare del tutto, però è un passaggio importante perché dopo una prestazione che hai fatto domenica, no, tendenzialmente qualche energia l'hai persa, quindi devi riuscire a recuperarla velocemente. E se sei veramente tosto e forte, è un passaggio che conta molto questo. No, la società sa che per poter vincere un campionato c'è bisogno di alcune cose. Degli under si sapeva, dell'attaccante con queste caratteristiche, è un altro attaccante che sicuramente ci servirà. Ma io non ho disegnato niente, ripeto, la società sa quello che deve fare. È chiaro che se vai a prendere un attaccante con caratteristiche uguali a quelle che hai, non aveva senso. Ti mancava un ariete, un giocatore che quando tu trovi squadre che si arroccano dietro, un colpitore di testa come lui mancava, e la società è stata brava a prenderlo. Sono contento, dai, che devo dire, ma io dico che c'è una libertà di pensiero e di parola enorme, no? Ma le dà un po' fastidio? No, non mi dà fastidio, dipende chi lo dice. Chiaro che io ho le mie idee e vado avanti con le mie idee, non mi faccio condizionare a chi dice che non si gioca bene. Secondo me, uno si è venuto a vedere la partita di domenica, penso si sia divertito, no? E non penso si sia giocato male. Però è uguale, dai, che problema c'è? L'importante è che si vinca. No, 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 dico se la società, allora se tu devi fare, allora devi vincere il campionato e hai la possibilità di poterlo farlo, se vuoi fare una cosa completa devi trovare un Ecco, per attaccante. completare ancora di più, No, io parlavo sia di di under. centrocampista o meno, No, questo no, con centrocampisti siamo messi bene, è il siamo messi bene, centrocampo. sì. Adesso non so quanti ne arriveranno, un 2000 probabilmente servirà. Queste sono le partite pericolosissime, sono dei tranelli qua. Io ho fatto quello che cerco di far capire ai giocatori. Se noi si corre e ci si allena come si sta facendo in questo momento qua, io dico che non ci sono problemi. Ma se tu pensi di aver fatto tanto e l'approccio è sbagliato, una partita come questa di Portici dove c'è un campo sintetico, dove loro sono molto giovani, non hanno niente da perdere, gli è andato via il giocatore più rappresentativo adesso, tu prova a pensare. Io non ho mai visto una squadra nel momento in cui gli mancano i giocatori perdere, cioè di solito si fa molto molto di più rispetto a quando poi c'era un giocatore che poi gli ha fatto tanto perché gli ha fatto 10 gol, quindi da questo punto di vista qui noi dobbiamo stare molto attenti, ripeto, un passaggio dove ci fa vedere se siamo veramente maturi, però ripeto, la cosa che mi dà fiducia è per quello che vedo poi durante gli allenamenti li fanno tutti ai 200 all'ora, quindi. Anche quelli che inizialmente avevano fatto un po' fatica a capire la mentalità e così, mi sembra che in questo momento qua il salto l'abbiano fatto, però il calcio non è la regola, è una scienza esatta, quindi ci può star tutto, però noi dobbiamo essere pronti. Nel momento in cui si fa tutto bene, devi chiaramente sperare bene, ma devi essere a posto con la tua coscienza, non penso. Nessuno dei due. No, beh, no, Bianchi, no, Bianchi gli arresta, bisogna vedere come va la partita, poi è un giocatore che ha un'alternativa davanti importante, quindi ci può stare che entri, non so, dipende dalle partite, non è che posso fare i cambi prima, ma anche il discorso di Bianchi ci sta che possa entrare anche dopo, non è un problema, però inizialmente insomma no. No, il modulo no, il modulo no, se non ci sono, non ci dovessero essere, è chiaro che devi cambiare i giocatori, ma no, nel modulo no, non penso proprio. Ma a me personalmente, ma l'ho detto mi sa 1000 volte, è un discorso che non guardo, nel senso che mi stimola più capire se i miei giocatori sono cresciuti da tutti i punti di vista. Noi non dobbiamo fare la corsa sulla Turris, noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Se
ripeto, quando li vedo a fare allenamento adesso rispetto all'inizio dell'anno, mi sembra che siano migliorati moltissimo proprio a livello di intensità, di approccio agli allenamenti, di approccio alle partite. Questo mi interessa, il resto non lo guardo. Speriamo già da mercoledì, non lo so, spero che si è allenato anche oggi bene, mi ha detto, e ho fatto un allenamento con il fisioterapista, quindi mi auguro che sia a disposizione già da mercoledì. Ma ha avuto anche un pochettino di febbre, sì, ha avuto un po' di febbre anche. Vediamo, non so, vediamo. Parte con noi, sì. Potrebbe avere qualche problemino anche... Non so, vediamo, ripeto, si è allenato un pochettino meno. Ieri si è allenato, oggi ha qualche linea di febbre, quindi vediamo un po'. Ma non è un problema, io dico la fortuna di poter allenare il Bari anche che tu hai a disposizione diversi giocatori, quindi... E quindi non è un problema, insomma. Ma guarda che io, come ve l'ho già ribadito, è chiaro che un allenatore ha delle preferenze, perché sarebbe in dubbio, no? Dire che non è vero. Un allenatore preferisce determinati giocatori, ma non è che non può vedere gli altri, cioè ci mancherebbe altro. Bollino è uno di quei giocatori che secondo me non c'è stato nessun caso. Ha avuto un momento dove io non l'ho fatto giocare, domenica ha giocato, ha risposto bene, ha fatto addirittura gol, probabilmente giocherà anche questa partita qui, però ce ne sono anche altri che stanno bene, che possono fare assolutamente bene, servono la causa del Bari. Quando tu devi vincere per forza, devi avere per forza a disposizione una rosa bella ampia, perché nel momento in cui, come questo, dove ci sono delle difficoltà di alcuni giocatori, tu hai... Non alternativa, è degli altri giocatori che sono bravi lo stesso, che possono fare la differenza lo stesso. Ma guarda, ti dico la verità, io sai che questi problemi non me li creo, ma cioè, non me li faccio, voglio dire, perché il campionato è molto lungo. Noi facciamo, il mio pensiero, poi magari non è corretto, la corsa nostra deve essere su noi stessi, noi dobbiamo fare una corsa senza guardare la Torre, senza guardare il Gela, senza guardare la Nocerina, ma con tutto rispetto, ci mancherebbe altro. Però quella cosa che mi preoccupa di più è il tenere sempre la concentrazione e le motivazioni molto alte, perché nel momento in cui tu vinci e fai anche delle prestazioni positive, il giocatore tende un pochettino a non a mollare, ma inconsciamente tende un pochettino ad adagiarsi, cosa che io non voglio, e quindi cerco di stimolarli a volte anche arrabbiandomi, insomma sono tante le situazioni dove tu ti trovi quello che vuoi, e quindi è un discorso che non guardo neanche, proprio non lo guardo, cioè non... È chiaro che se mi arrivano a un punto devo cominciare a preoccuparmi. Adesso io non mi devo preoccupare, devo dare serenità perché è giusto che sia così, ma poi anche perché sono convinto. Ripeto, la convinzione, la serenità e la mentalità vincente me la dà il vedere la crescita che c'è stata durante gli allenamenti. È enorme, enorme, proprio enorme, anche a livello di intensità, ti dico una cosa, c'è stato proprio un abisso. E quindi questo mi dà fiducia. Poi non è detto che tu ti alleni sempre 200 all'ora, sempre in maniera incredibile, poi vinci tutte le partite, perché non è così, però mi dà molta molta tranquillità e serenità. Ma per quello che non mi interessa quello che succede, perché purtroppo so che succedono queste cose. Se io torno ad anni indietro, sono andato con l'Ancona, la partita di andata ancora me la ricordo, non so se posso dirlo, non so se si offendono quelli del Boiano, una squadra che è venuta a giocare ad Ancona, mi ricordo che venne a giocare ad Ancona, mi girai verso la panchina, non c'era un giocatore in panchina, 11 giocatori sono venuti, quindi l'allenatore è zero in panchina, ha finito anche in 10, poveracci, perché gli si è fatto male anche un giocatore. Il girone di ritorno ci siamo presentati a Boiano e non c'era la squadra, quindi di che stiamo parlando? Probabilmente va alla base il discorso, cioè se tu fai iscrivere squadre che probabilmente non arrivano alla fine, è chiaro che succedono queste cose qua, ma io non ci posso fare niente, non devo pensare a questo, dobbiamo pensare a vincere tutte le partite, tutte quelle che si possono vincere e andare avanti così, perché sennò ti complichi un po' la vita, secondo me. È chiaro che cambia, no? Tu ne hai vinte due, la Turis non gli devono i punti, insomma. Però che devi fare? Purtroppo non si può fare niente, secondo me è lo sbaglio probabilmente prima. Ma succede anche in C, dai, è successo che il Modena l'ha levato dopo, non so, due o tre partite, cioè l'hanno escluso, voglio dire, ma non lo sapevi prima che c'erano delle difficoltà, quindi di che parliamo?
poi purtroppo ho saputo anche una ragazzina, mi sa di Fano, è morta, mi sa, quindi me l'hanno detto prima, mi è dispiaciuto in maniera incredibile. Anche lì, dai, sono cose assurde purtroppo.